Il Soverato Futsal conquista un punto d'oro nell'incontro con la GEAR Piazza Armerina. La vittoria in casa non è arrivata, ma gli applausi a fine partita della bella cornice di pubblico presente al Palazzetto dello Sport di Sant'Andrea confermano il valore del Soverato Futsal, visto ieri contro il GEAR Piazza Armerina, una squadra combattiva che ci ha creduto fino all'ultimo secondo. La terza giornata del girone D di A2 sorride a metà a biancorossi di mister Marullo e beffa gli ospiti, i quali fino a 12 secondi dalla fine hanno accarezzato l'idea di tornare in Sicilia con l'intera posta in palio. Non sono mancate le emozioni tra Soverato Futsal e GEAR Piazza Armerina, come dimostrano i numerosi interventi decisivi dei portieri nel corso del match. Sul piano del risultato, l'avvio della gara contro la GEAR è stato decisamente in salita, poiché Monterosso e compagni si sono trovati a inseguire l'avversario. La prima frazione di gioco si è chiusa con la GEAR in vantaggio di un gol, grazie alla rete messa a segno da Vedoveli. Sia dopo l'iniziale svantaggio che all'inizio della ripresa, i biancorossi hanno cercato di reagire, ma gli attacchi non hanno sortito effetti. A 5 minuti e 25 secondi dalla ripresa, la GEAR si porta sul doppio vantaggio con Fabino. Meno di un minuto dopo, il Soverato accorcia le distanze con Capitan Monterosso sul rigore, ma la gioia per il gol dura poco, poiché Vedoveli punisce per la terza volta i biancorossi, siglando il 3-1 per gli ospiti. Il Soverato Futsal aumenta il pressing e trova la rete del 2-3 con Marazzo che approfitta di un assist di Monterosso, controlla la palla, si gira e con un tocco sotto batte il portiere avversario. Quando tutto sembra presagire a un'altra sconfitta, ci pensa Iunino a prendere in mano la situazione. Gli ospiti perdono palla a metà campo, il numero 20 ne approfitta, si invola verso la porta e con un tiro raso terra all'angolino fa esplodere di gioia il pubblico di casa, grazie al gol del definitivo 3-3. Un pari che tutto sommato sta stretto al Soverato. Sì, purtroppo in casa ancora non siamo riusciti a vincere quest'anno, però con questa grinta sono sicuro che i risultati arriveranno perché ce lo meritiamo, perché in settimana facciamo tutti i sacrifici. Siamo un po' corti, però la fortuna prima o poi girerà anche dalla nostra. Un pari che è arrivato proprio nel minuto finale. Sì, questo dimostra lo spirito di squadra. Non molliamo mai, fino all'ultimo secondo in questo sport si possono vincere e si possono perdere le partite. Oggi l'abbiamo pareggiata noi, ci teniamo questo punto e pensiamo alla prossima. Sotto di due reti a 3 minuti dalla fine siete riusciti a pareggiare questa partita, vuol dire che c'è la squadra, vuol dire che c'è il gruppo. Sì, come ho detto prima, c'è un grande spirito di sacrificio che lo mettiamo durante tutta la settimana, dai più grandi ai ragazzini che veramente apprendono molto e si vede in campo che c'è una grossa mano. Quindi dobbiamo continuare così, non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo vedere le prestazioni, anche se non vinciamo, prima o poi i 3 punti arriveranno anche in casa e dobbiamo fare il nostro campionato. Adesso vi aspetto una trasferta difficile. Ma in questo campionato non ci sono trasferte facili o difficili, noi dobbiamo prepararla durante la settimana e andiamo là e ci giochiamo la nostra partita. Mister, tutto sommato un buon punto, un pari che comunque va stretto al Soverato, è arrivato proprio nei minuti finali. Sì, e lo spirito è stato giusto perché non meritavamo assolutamente di perdere questa partita. Purtroppo le occasioni ci hanno un po' penalizzato oggi, nel senso che abbiamo preso 3 gol che insomma, soprattutto nei momenti importanti della partita in cui stavamo recuperando, però alla fine i ragazzi ci hanno creduto fino all'ultimo secondo e questa è la cosa più importante, lo spirito che hanno avuto e segnare a pochi secondi alla fine insomma, non è facile per nessuno, quindi è un punto importante visto come si era messo. Negli ultimi 10 minuti eravate sotto di 2 reti e siete riusciti a pareggiare, vuol dire che questo gruppo è compatto. Assolutamente, al netto delle assenze chiaramente perché le mancanze, l'assenza di Creaco e Martinez sono pesanti, però i ragazzi hanno dato tutto come sempre. E contro squadra attrezzata, come perché in A2 squadre diciamo, poco attrezzate non ce ne sono, quindi siamo destinati a soffrire con chiunque. In questa situazione è chiaro che il gruppo viene fuori, quindi se tu ci credi e hai voglia di non mollare mai e di crederci fino alla fine, poi diciamo, il risultato viene. Certo, un punto è sempre fondamentale perché è un campionato lungo, difficile, quindi noi siamo una neopromossa e quindi va benissimo così. Siete riusciti a inserire il portiere, diciamo, all'attacco dove vi penalizzava negli anni passati, invece ha dimostrato di saperci fare questo ragazzo. Sì, oggi abbiamo fatto un ottimo portiere di movimento, devo dire che sia Marrazzo che Alì, che è entrato poi subentrato al posto di Calabrese, hanno fatto un ottimo movimento, diciamo, sul
su questo tipo di gioco che è sempre difficile. Gli avversari, è chiaro che non puoi sbagliare nulla, perché al minimo errore prendi il gol, e quindi devo dire che siamo tutti contenti di come i ragazzi hanno reagito, di come hanno gestito la palla fino alla fine senza rischiare praticamente nulla e trovando il gol fondamentale. Dove vuole arrivare il Sovenato o dove può arrivare? Guardi, l'obiettivo del Sovenato è quello di arrivare a una salvezza tranquilla, perché al primo anno in A2 è chiaro che non possiamo pensare di fare chissà quale volo pindarico, diciamo. Quindi l'obiettivo è salvarsi tranquillamente, e quindi ogni partita ce la stiamo mettendo tutta. Sabato scorso abbiamo vinto, insomma, soffrendo a San Michele, oggi questo qua è un ottimo punto, ora andremo a Mazzara e ce la giocheremo su un campo anche quello difficilissimo. L'obiettivo è partita dopo partita centrare, diciamo, più punti possibili per arrivare alla salvezza il prima possibile. Un grande pubblico comunque, vi segue sempre. Sì, devo dire che anche se ci siamo trasferiti a Sant'Andrea per le note vicende del Palasport di Soverato, che è indisponibile, il pubblico ci continua a seguire e in alcuni momenti sono stati veramente l'uomo in più, perché ci hanno sospinto e hanno fatto un grandissimo tifo, e questo è importante anche per i ragazzi, perché anche questo li spinge a dare sempre il massimo.